Professor Bagnai, che cosa ne pensa dell'idea della Lega Nord di uscire dall'euro? Che non è un'idea solo della Lega Nord. Intanto gli economisti hanno sempre concordemente, a parte voglio dire Oscar Giannino o persone legate a gruppi industriali che dall'euro traggono profitto, affermato che l'euro è insostenibile. È abbastanza evidente che paesi molto diversi non possono essere legati da una moneta unica. E poi anche a livello politico questa idea si sta diffondendo, in Europa è già molto diffusa, nonostante il tentativo un po' patetico di alcuni giornalisti di negare il fatto che ormai il dibattito sull'euro è fortemente affermato in tutta l'Europa, anche al di fuori dell'Eurozona. Aumenta la disoccupazione, c'è crisi nelle industrie, il governo dice che bisogna fare nuove misure, non uscire dall'euro per cercare di risolvere la situazione. Lei che cosa ne pensa? Ma è un atteggiamento psicotico quello del governo. Noi abbiamo visto che con i tagli è aumentato il rapporto fra il debito e il PIL, semplicemente perché i tagli peggiorano la situazione di un paese in due modi. In primo luogo perché, come dire, distruggono immediatamente reddito, tolgono soldi dalle tasche degli italiani, e poi a valle perché distruggono gettito fiscale, se non guadagni non paghi le tasse. Quindi l'austerità non è mai stata considerata in nessun libro di testo di economia come uno strumento efficace per risolvere problemi di solidità fiscale in una recessione come quella che stiamo vivendo. Quindi il governo semplicemente sta acquistando tempo, sta facendo i compitini che gli ha dato la Merkel, ma naturalmente questo non fa che prolungare l'agonia, ma non potrà evitare il crollo di una moneta che per la prima volta nella storia è una moneta totalmente irrazionale, perché non ha nessun tipo di ancoraggio, in particolare non è ancorata a nessuno Stato. Ha parlato di tagli di risorse, però mi viene in mente l'ultima trovata del governo, ovvero quella famosa degli 80 euro. Lei che cosa ne pensa? Sono misure, ecco, qua siamo vicini al Colosseo. La prima cosa alla quale ho pensato erano appunto gli imperatori romani, che ogni tanto per tenere buono il popolino buttavano delle manciate di moneta di bronzo al popolino per farlo stare bene. Una misura che non ha nessun significato di rilancio dell'economia, della quale non si sa se ci saranno delle coperture, che su molte famiglie avrà un impatto nullo o addirittura negativo, perché i soldi che devono essere presi per finanziarlo ovviamente vengono tolte da altre parti. È inutile, e tra l'altro è l'esempio più banale di una cosa che tutti sanno: se si introduce una rigidità come quella del cambio, poi bisogna compensarla, e la si compensa con spesa pubblica. Invece togliamo la rigidità del cambio e lasciamo che l'economia, il settore privato, risolva da sé i suoi problemi con la forza delle proprie imprese, che continuano a resistere nonostante siano fortemente svantaggiate, che potrebbero creare molta più ricchezza se fossero lasciate operare in un contesto internazionale nel quale non fossero penalizzate da un cambio che le penalizza ingiustamente. Tutto qui.